Tutto è iniziato quando sono stato invitato dal laboratorio Spitz, un istituto svizzero, a tenere una presentazione su un eventuale uso improprio dell'IA. Sean mi inviò un'email con alcune idee su come usare in modo improprio la nostra IA. Quindi, invece di chiederle di creare molecole utilizzabili per curare malattie, le è stato chiesto di generare molecole altamente tossiche. Volevo appurare che l'IA potesse generare molecole letali. In realtà non lo ritenevamo possibile, perché avevamo soltanto invertito lo 0 con l'1. Di fatto, abbiamo invertito il processo indirizzandolo verso la tossicità. Tutto qui. Mentre ero a casa, il computer elaborava, continuava a processare generando migliaia di molecole. Noi non dovevamo fare nulla, se non premere invio. Il mattino seguente, sul mio computer c'era un file contenente circa 40.000 molecole altamente letali, dotate di un potenziale di tossicità mai conosciuto dal genere umano.